Rigep 2018, siamo allo stand di S Caffè S.P.A., quello con le tre S, distinguibile facilmente soprattutto nell'area dell'Emilia Romagna per la fortissima presenza sul territorio che è davvero molto capillare, e ci troviamo in compagnia di Matteo Biagini, il responsabile marketing dell'azienda. Buongiorno Matteo. Buongiorno a voi. Sono passati poco più di due mesi dal momento in cui abbiamo realizzato un'intervista allo stand nel corso di Host 2017. Che cosa è successo in questi 60 giorni? In questi 60 giorni abbiamo inteso consolidare quello che abbiamo presentato in Host. È chiaro che in 60 giorni non cambia quella che è l'offerta produttologica e merceologica in genere già presentata a Milano. Consolidare significa rafforzare quella che è la comunicazione sulla nostra gamma miscele in grani certificate di qualità. Consolidare significa rafforzare quella che è la comunicazione legata alla seconda business unit dell'azienda, che è quella delle capsule, del monoporzionato, pensata proprio e sempre per il canale Horeca, su cui siamo essenzialmente concentrati, e significa anche tendere a corredare quella che è l'offerta sul caffè anche da quella che è la gamma dei prodotti complementari caldi e freddi, così come anche da una serie di prodotti destinati principalmente al consumer che comunque possono contribuire all'arricchimento del fatturato anche del punto vendita bar nei confronti dei suoi consumatori. Quindi grani, capsule, complementari, consumer, quello che abbiamo presentato lo stiamo presentando anche qui, con una novità rispetto ad Host, che è quella legata alla nostra nuova campagna di comunicazione. Ecco, qui sostanzialmente non ci sono novità prodottologiche, c'è un consolidamento dei prodotti, ma novità in termini di comunicazione sì forti. Una nuova campagna di comunicazione fatta da 6 soggetti, sia in campagna stampa che campagna video, 6 soggetti che intendono rappresentare, li trovate qui al nostro stand, intendono rappresentare quella che è la ritualità e la gestualità legata al momento di consumo e non solo del caffè. È il gesto di quando uno ordina un caffè e ognuno ha il suo gesto con cui si riferisce al suo barista di fiducia, e ognuno ha il suo modo di tenere la tazzina, al suo modo di consumare la tazzina di caffè. La campagna è molto interessante, si fonda sul concetto di persistenza del gusto. Il payoff non finisce quando finisce, i nostri caffè sono caffè persistenti e quindi il payoff questo intende sottolineare, ma è interessante anche la particolarità che dalla nostra campagna questi 6 soggetti che consumano caffè lo fanno senza la tazzina. L'unica cosa che manca è proprio quello che è protagonista stesso della campagna, e come si dice sempre, ci si accorge che alle feste manca qualcuno, ma non ci si accorge di quelli che sono presenti, no? Quindi il protagonista concentra l'attenzione proprio ciò che manca, è il caffè. E quindi questo è un po' il messaggio: persistenza e gestualità, ritualità legata all'espresso italiano. SIGEP rappresenta per voi un momento di incontro speciale con i vostri clienti e con coloro che desiderano saperne di più. La formazione è particolarmente importante per S Caffè. Alle nostre spalle vediamo un momento di incontro con tanti potenziali clienti, tanti potenziali barman, tante persone che vogliono saperne di più. Che cos'è per voi la formazione? Allora, quando io parlo delle business unit dell'azienda faccio sempre riferimento all'Horeca, per il quale siamo qui, al vending monoporzionato, e a mio avviso una nostra terza business unit è la formazione professionale. Non è più un servizio, non è più un corredo, ma è una vera e propria business unit, perché se il professionista della caffetteria e della pasticceria non entra nell'ottica che il miglioramento è continuo e costante, che anche in tempi di crisi chi lavora di qualità, chi sa offrire qualità, chi sa differenziare, allargare la propria gamma e la propria offerta, può giungere a risultati di successo, il passo in avanti anche il mondo dell'Horeca, il mondo della caffetteria professionale di qualità non lo farà. La nostra business unit della formazione, come vi dicevo anche a Milano, noi formiamo 1000 baristi all'anno, abbiamo formato 1000 baristi, formare significa diventare un barista professionista, e nel corso dei nostri eventi, delle nostre fiere, facciamo un corso ogni ora dedicato proprio al canale professionale, alla caffetteria, che ha questo obiettivo. I nostri migliori personal bar trainer che formano i nostri migliori, quelli che intendono essere rappresentare i nostri migliori baristi, i nostri migliori locali. Quello che è in corso è proprio uno dei principali eventi legato a questo concetto, a questo obiettivo della formazione. Parliamo
rapidamente e infine di offerta Oreca e Microoreca. Sigep è il salone della gelateria, della panificazione artigianale, della pasticceria e del caffè. Un abbinamento da sempre molto forte, negli ultimi anni ancora più forte. Voi avete una proposta per tutto ciò che è microoreca, come io lo definisco da qualche anno, cioè le piccole attività, gelaterie, pasticcerie, bistrò, chioschi e così via, che hanno delle buone potenzialità di vendita, ma di fatto sono dei soggetti commerciali basso consumanti. Che tipo di offerta c'è? Beh, per esempio io convertirei la definizione di basso consumanti grani in alto consumanti capsule. Questi sono clienti, questi sono soggetti, sono operatori che stanno fortemente crescendo. Le ricerche ci dicono che il mondo dell'oreca si sta frammentando in una numerica di soggetti sempre più ampia, proprio indipendenza del fatto che crescono i bed and breakfast, cresce la ricettività, l'ospitalità alberghiera, crescono anche i locali più specializzati e quindi che hanno necessità di caffè, diciamo così, un pochino più fruibile, quindi non necessariamente la Michelin Grani, che richiede tutta una serie di preparazione e tutta una serie di manutenzione professionale, e mi rifaccio ai nostri corsi, ma per esempio in realtà che sono basso consumanti grani ma alto consumanti capsule, a cui noi dedichiamo un'offerta dedicata da macchine a singolo gruppo, addirittura a doppio gruppo professionale, e una gamma di capsule ampia di diversi tipi di caffè per ogni gusto, che offrono che cosa? Una costanza del caffè qualsiasi, chiunque sia l'operatore. Questa è la grande qualità, al di là del fatto del risparmio energetico delle macchine, di tanti plus tecnici su cui al momento non voglio soffermarmi. Voglio soffermarmi sul concetto di posizionamento, che significa costanza del caffè chiunque sia l'operatore, e soprattutto un'offerta dedicata apposta a quei locali che difficilmente riuscirebbero ad avere quel tipo di approccio legato alla manutenzione professionale che richiede tutto un certo tipo di qualità e di standing professionale, ecco, che non è per tutti, ecco, non è per tutti. Un'area professionale grani è determinante, dobbiamo iniziare, stiamo facendo in maniera seria, a curare anche l'area più della ricettività che necessita di questo tipo di esigenza. Matteo, allora ricordiamo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro possono scrivere per entrare in contatto con voi e avere magari maggiori informazioni senza alcun impegno per diffondere il prodotto, per diventare vostri partner commerciali e così via. Certo, l'indirizzo di posta elettronica è info@scaffè.it. Ricordo sempre che scaffè ha 3 S, lo dico perché le prime mail non ci arrivano mai, perché ovviamente le prime sono soltanto con 2, e quindi chi ci vuole contattare può farlo qui. Siamo una grande azienda, siamo conosciuta, per cui penso che quello dei contatti non sia un problema, insomma, penso che sia l'ultimo dei problemi. Bene, grazie. Allora salutiamo gli amici di Oreca TV. Ciao a tutti e grazie dell'incontro. Noi ci vedremo certamente Venditalia 2018 con Vending TV. Amici, non andate via, perché abbiamo ancora tantissimo da mostrarvi attraverso telecamera e microfono. Sigep è davvero ricco di novità in questa edizione 2018.